Siracusa è noto insieme per abbattere le barriere architettoniche. Certamente sì, intanto abbattere le barriere culturali della volontà di non stare insieme. Negli ultimi anni, e speriamo di rafforzarlo sempre più, una sinergia fra queste due amministrazioni per un progetto ambizioso che è quello di diventare il sud-est, il Val di Noto tutto, veramente leader in Europa e nel mondo. Nello specifico questa iniziativa è un'iniziativa di grande civiltà, un'iniziativa che sarà presentata appunto a San Marino, ma un'iniziativa della quale abbiamo già raccolti frutti. Non stiamo semplicemente raccontando di un progetto che abbiamo in mente, ma di un progetto che grazie all'entusiasmo di Bernadette Lobianco, delle associazioni che si sono date da fare, ha raccolto grandi frutti, grandi feedback da parte dei fruitori. Quindi un tassello in più per immaginare le nostre città tutte insieme che si offrano ad altri segmenti del turismo, superando le barriere architettoniche e le barriere culturali per un progetto sempre più ambizioso. Purtroppo i turisti sordi non potevano beneficiare appieno del patrimonio turistico e culturale di Siracusa, ma abbiamo sperimentato dal 2013 che grazie alla guida turistica e un'interprete LIS i sordi come chiunque altro possono visitare tutti i nostri territori di Siracusa e Noto. E trattandosi di barriere comunicative, loro non hanno particolari difficoltà nel visitare i luoghi, ma soltanto di avere un interprete che possa parlare la lingua dei segni. Era solo questo l'unica cosa di cui avevano bisogno. Siracusa è noto a San Marino per parlare quindi di che cosa? Siracusa è noto, sono state prese come best practice a livello europeo proprio per poter parlare di questi risultati meravigliosi che abbiamo avuto nel nostro territorio e da poter poi essere imitati anche nell'ambito delle altre città patrimonio dell'UNESCO, perché Siracusa è noto, sono due città patrimonio dell'UNESCO e sono stati anche vincenti nell'ambito del turismo accessibile, quindi avremo l'onore di portare avanti questa unicità sicuramente. Grazie a questo progetto di Siracusa è noto in lingua dei segni abbiamo di fatto, ringrazio per questo in particolare la dottoressa Lobianco, reso più fruibile il nostro patrimonio storico-culturale. In tal modo l'amministrazione comunale ha dimostrato di voler puntare ancora di più sul turismo accessibile e questo rende il nostro settore comparto turistico certamente più competitivo, ma soprattutto molto più le nostre città, perché parliamo anche di Noto, molto più civili.